La presenza incontrollata di animali selvatici come i cinghiali nelle campagne da tempo è diventato un problema molto serio per allevatori e agricoltori, i quali dall'incursione degli animali stanno subendo gravissimi danni alle aziende e alle coltivazioni. Gli animali assetati e affamati distruggono i sistemi di irrigazione con il muso e spiantano le colture appena messe a dimora. Le aziende senza aiuti adeguati da parte delle istituzioni rischiano il collasso definitivo, una condizione che per il comparto agricolo sta degenerando, visto la massiccia presenza anche sulle zone costiere. In questo momento la nostra preoccupazione ovviamente è per tutta quella fauna selvatica che ormai negli ultimi anni ha reso impossibile al mondo agricolo di fare impresa. Sul nostro territorio ormai parliamo atavicamente di cinghiali, ma ai cinghiali si sono aggiunti i caprioli, i cervi e i lupi. I lupi addirittura sono arrivati sulla costa attaccando diversi ovini all'interno delle aziende agricole. Ormai penso che il mondo agricolo è stanco di sopportare queste condizioni vessatorie. E credo che anche per una questione di interesse di salute pubblica sarebbe bene che la politica decidesse veramente di intervenire con un'azione fattivamente molto importante. Ovviamente se non ci saranno delle risposte siete pronti anche a manifestare? Sì, i nostri agricoltori ci chiedono di attivare una forma di protesta attiva proprio per dar forza e voce a questa serie di problematiche. Oltretutto, ci tengo a ricordarlo, stiamo parlando di 20 anni di problemi mai risolti.